La preparazione che ci accingiamo ad eseguire tratta di olive, olive messe all'uso di Calabria. Un modo molto particolare di conservare le olive e anche un modo particolare per farle diventare dolci. Devono stare immediatamente nell'acqua. Abbiamo messo nell'acqua e adesso le abbiamo denocciolate. Abbiamo denocciolate e le abbiamo comunque messe nell'acqua e qui devono stare. Cambiare l'acqua la mattina e la sera e assaggiare se sono diventate dolci. Più o meno ci vorranno 2 settimane, forse qualcosina in meno, vedremo. Ecco, le scoliamo, le mettiamo in una scodella capiente, mettiamo aglio a pezzetti o a fettine come di nostro gradimento, mettiamo un peperoncino piccante, un po' di finocchietto, un peperoncino intero e dopo mettiamo il sale. Per ogni chilo di olive preparate in questo modo vanno tra i 150 e i 170 grammi di sale, di sale fino. Devono intridersi bene. Le mescoliamo bene. Devono stare in questa salamoia asciutta per almeno 6-7 ore, di modo che possano perdere l'eccesso di acqua che c'è eventualmente. Come vedete, qui è rimasta molta acqua ancora, vedete? Non so se, ecco, è rimasta molta acqua. Adesso noi le prendiamo un po' alla volta e le strizziamo bene. Se dovesse essere necessario, lo facciamo anche 2 volte. Possiamo fare anche un'altra prova, diciamo. Prendiamo un po' di carta porosa e strizziamo un po' così, con tutte e due le mani. Vedete? È rimasto soltanto un po' di unto, ma umidità niente, acqua niente, solo un po' di unto perché le olive comunque contengono olio. Adesso noi le condiamo. Mettiamo aglio a fettine o a pezzetti. Io metterò a fettine. Piuttosto grosse, poi metteremo un po' di peperoncino piccante, un po' di finocchietto e un po' di origano. Mescoliamo un po'. Adesso mettiamo un po' di olio di oliva. Più o meno 70-80 grammi. Mescoliamo bene. Ecco, vi ricordo che per i barattoli è necessario che siano sterilizzati, che potete usare barattoli di vetro piuttosto che vasetti di creta.
che è bene che stiano almeno una settimana prima di essere consumate, per fare in modo che si intridano bene di olio. Adesso noi le copriamo e le lasciamo aperte così, magari con un foglio di carta, di modo che tutta l'aria che è dentro le olive salga su. Ecco, non so se si riesce a vedere, ma l'olio le copre tutte. Ecco. Arrivederci da casafacilefelice.org.